Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. In questa masterclass, dove oggi ti spiego gli impianti zigomatici, capirai perché ci sono delle situazioni in cui gli impianti convenzionali ormai non sono più sufficienti per andare a raggiungere l'obiettivo di una dentatura fissa. Ci sono casi in cui i nostri pazienti, nella fattispecie coloro che hanno perduto tutti i denti, si ritrovano a una condizione anatomica in cui nella parte superiore non è possibile fare la tecnica, per esempio, di ricostruzione dei denti con impianti convenzionali, perché si ritrovano un osso mascellare molto espanso, ok? E oltre a questo, invece che l'osso essere in questa maniera, quindi orizzontale, ha delle recessioni che vanno di osso molto verso l'alto. Ok, sono veramente tanti i pazienti che hanno avuto questo tipo di problematiche, che hanno magari avuto impianti che si sono dovuti poi togliere, e abbiamo una distanza posteriore molto alta. Addirittura abbiamo casi dove l'osso è così in alto. Ok, qui ci sono casi in cui ha dovuto togliere impianti dentali e osso non ce n'è più, ci sono addirittura perforazioni della cavità nasale, della cavità del seno mascellare. Casi come questi è impensabile andare a ricostruire il seno mascellare, quindi aumentare l'osso qua sopra per mettere degli impianti standard, perché poi ci ritroveremo dei denti troppo lunghi, ok, rispetto alla lunghezza degli impianti. In questi casi in cui si è avuto un riassorbimento osseo massivo e soprattutto verso l'alto, a livello delle zone posteriori, la tecnica chirurgica che noi adottiamo è la tecnica di impianti zigomatici. Abbiamo la possibilità magari di mettere un impianto qua e uno qua, uno qui e uno qui. Però l'arcata che poi andiamo a mettere è un'arcata troppo corta. Noi dobbiamo arrivare fino a qua con i denti, ok? Per far masticare, se no il paziente sorride e si vedono gli spazi vuoti dietro. Casi come questi vengono risolti mettendo qua nel processo dello zigomo un impianto dentale qua, un impianto dentale qua, che ha poi un braccio di connessione a livello che arriva fino all'arcata dentale. In questo caso noi possiamo prolungare l'arcata dentale e dare al paziente un sorriso più ampio che permetta di masticare, di sorridere con i propri denti fissi, avvitati. Ci sono poi casi in cui non abbiamo più osso neanche qua nella parte anteriore, e in cui quindi non possiamo mettere neanche gli impianti convenzionali qua nella parte anteriore. Questi sono i casi peggiori in cui il paziente ha perduto osso anche qua nella parte anteriore e non possono essere usati impianti convenzionali, in cui dobbiamo mettere o impianti nasali, vai a vedere il video sugli impianti nasali, o un impianto dentale, per esempio qua anteriore, convenzionale, e magari un altro impianto zigomatico qua e un altro impianto zigomatico qua. Quindi ci ritroviamo quattro impianti zigomatici e un impianto centrale che ci permette di andare a sostenere l'arcata nella parte anteriore. Ci sono anche dei casi in cui riusciamo magari a mettere due impianti convenzionali in questo caso e bypassare il secondo impianto zigomatico, perché ti ricordo che quanti impianti zigomatici noi possiamo mettere dipende dalla dimensione dell'osso zigomatico. C'è chi ha l'osso zigomatico largo e possiamo mettere due impianti zigomatici, chi ce l'ha piccolino ce ne sta uno, e dobbiamo andare quindi nella parte anteriore a trovare altre soluzioni. Questa era la logica che c'è dietro alla scelta degli impianti zigomatici, quei tipi di impianti non convenzionali che si usano quando il paziente ha perduto molto osso nella mascella superiore e l'osso è andato parecchio verso l'alto. Se è andato parecchio verso l'alto solo nella parte posteriore, adottiamo la tecnica con due impianti zigomatici e qualcuno anteriore standard. Se invece ha perduto anche anteriormente molto osso, quelli sono casi da quattro impianti zigomatici oppure soluzioni con misti impianti nasali. Io ti faccio un saluto qua dalla Moldavia.